con Mauro Icardi, letale come solo lui sa essere in area avversaria. Alla prima palla buona Mauro Icardi ha fatto centro, chirurgico il destro nell'angolino, il pareggio interista al 52esimo con Mauro Icardi, che va a segnare anche in amichevole. Qui chiede un po' troppo Madero al suo bagaglio tecnico, Icardi poi ha la freddezza di fare la cosa giusta, ovvero accentrarsi, trovare l'angolo giusto e sparare 1-1. Alberto Santi, reazione della panchina. Completamente tranquillo Tellezzi. Chiede scusa a Tommaso Berni che ha proprio inciampato e ha regalato il pallone, anzi si tratta di Hassel, era lì a fare il solito pressing e poi è successo che Berni gli ha sostanzialmente passato il pallone perché è scivolato nel momento del controllo. Andiamo a rivedere, guardate Berni e poi la tocca, non si avvede dell'arrivo di Hassel, a cui non sembra vero di poter depositare nella porta sguarnita. 2-1, onestamente parte ancora una volta di Hassel, qui Berni poteva fare di più. 3-1 per il Chiasso, a questo punto la chiude per il Chiasso, marcatore numero 10 Mariano Hassel, la doppietta personale dello spagnolo che ha visto Berni fuori dai pali e ha cercato di sorprenderlo con questo tiro a giro, ce l'ha fatta, guarda che gira molto, che forse aspettava una deviazione, nulla da fare.